la nostra attività, che significa ripresa e recupero di attività che riguarda il commercio, attività industriali, come quello che abbiamo annunciato e faremo conferenza stampa per la metà di aprile, i 300 posti più di lavoro che arriveranno per ratifica anche determinata ieri dalla ministra lituana e dal ministro Urso. È una cosa che noi già sapevamo, avevo già incontrato ambasciatori col presidente Lasi Baroni, insomma è una cosa di grande interesse per la comunità. Insomma, durante il mio periodo che arriveremo migliaia di posti di lavoro che sono stati impiantati nella città di Benevento. Beh sì, questo dipende dai fondi di coesione che devono arrivare, che ad ora ancora non ci sono. L'altro giorno anche parlando con De Luca, il ministro Salvini, speriamo che finalmente si arrivi a compimento. In questo devono anche rientrare tre gallerie che ho chiesto portare a compimento, che da una vita insomma che non purtroppo sono in avaria, cioè nel senso che non si è completato il tratto che bisognava fare e portare avanti. E ho anche detto e ripeto qua che credo per metà aprile daremo anche inizio ai lavori per quando è la stazione di Benevento, sono, voglio ricordare, 30 milioni di opera che insomma illustreranno il quartiere, la zona e daranno vitalità ancora ulteriore a questo passaggio in mobilità su ferro. Quello su gomma ritarda ancora stenta, ci ho fatto credere che c'era stato finanziamento fino a Caianello, in realtà non è così, purtroppo arriva soltanto fino a San Salvatore Resino, si ferma là. E dopodiché non procede, o massimo credo a Faicchio, sono stato a Faicchio di là, quindi non ci sono i fondi, bisogna recuperare anche i fondi. Intanto spero il Consiglio di Stato si decida per quanto riguarda l'opera che fino a là invece è finanziata, però da due anni oramai siamo in perdita secca per quanto riguarda anche gli sforzi sul piano finanziario che devono essere messi in campo.